composte sono io, forse così meglio. E sono particolarmente felice di essere qui perché Anna Parisi è un'amica che tra gli amici che più mi hanno incoraggiato a scrivere questo libro. Anni, lei sa quanti anni se ne è parlato e quante volte lei mi ha incoraggiato, e alla fine esiste, cosa alla quale non credevo, è piccolo, ma c'è un miracolo che ci sia. Quindi ringrazio Anna per l'incoraggiamento di tutti questi anni e per ospitarmi qui stasera. Io provo a dare un'idea dello spirito che anima il libro, non è un romanzo, non è che c'è una storia che vi posso raccontare, provo a descrivervi un po' da quale prospettiva ho provato a contribuire. Una prospettiva che ovviamente appunto si è accumulata negli anni, un po' espressione di un disagio verso i modi più comuni con cui viene presentata la scienza che mi sta a cuore. E quindi c'è un percorso nel libro, ma in realtà c'è una direzione, diciamo, di avanzata nei capitoli, ma forse più importante è una direzione trasversale. Ci sono certi temi che si ripresentano in più punti perché sono essenzialmente i veri protagonisti, le cose a cui tenevo e che volevo discutere in questo libro. Non potrò toccarli tutti stasera, però ne ho messi in agenda tre che mi sembravano particolarmente adatti a una situazione come questa. Quindi in agenda vi anticipo che abbiamo un qualche concetto di libertà che io vedo collegato al metodo scientifico. Una cosa che io trovo molto affascinante della condizione umana è quella di non sapere, di avere domande. Questo lo vedete subito come un primo tema di disagio, visto che è uno dei modi più comuni per... Che gli è successo? Dobbiamo escape. E poi mi fa partire la presentazione. Eccomi. L'idea editoriale del tutto, per esempio, è un'idea molto, molto discussa, con la quale si prova ad affascinare il pubblico. Io voglio affascinare, penso sia più affascinante la vera condizione, tra l'altro, in cui siamo, che è quella di sapere poco e di avere sempre come domande. E poi l'altro tema sul quale stasera farò tempo di argomentare è quello iniziale. No, un'altra cosa che, soprattutto quando mi invitano nei licei a presentare le nuove scoperte della fisica, vedo questi ragazzi molto affascinati dalla scienza, ma non sanno cosa vuol dire fare lo scienziato. Voglio fare lo scienziato, ma non so che cos'è. Mi spiega che cos'è. E infatti, se uno, questi ragazzi cosa leggono? Leggono le descrizioni di certi divulgatori di come, per esempio, Einstein ha scoperto la relatività generale. Non so se voi avete fatto questo esercizio con Google o leggendo qualche giornale, ma la tipica storia che si racconta è che Einstein lavorava alla sua scrivania un giorno, dalla scrivania c'era una finestra che dava sul palazzo di fronte, un bianchino che stava lavorando in quel palazzo cadde, è una bellissima favola perché non morì il bianchino, si fece molto male ma non morì, ma Einstein, ispirato dalla grande emozione di veder cadere questa persona, si chiese: ma come sarà a cadere? E fece la relatività generale, tutti furono felici e contenti, diciamo. Quindi come si fa una grande teoria della rivoluzione del nostro sapere? Si guarda fuori dalla finestra e si hanno emozioni molto forti. Allora, chiaramente, tra l'altro, questo fa sentire tutti i ragazzi inadeguati, diciamo, ragazzi che sono bravi in matematica, bravi a risolvere problemi, bravi a investigare,
non si sentono bravi a guardare fuori la finestra e tirare fuori una teoria fenomenale. Quindi uno dei miei obiettivi tra tanti era quello di dare un quadro un po' più realistico di come avanza la scienza. Quindi oggi soprattutto investirò delle energie a discutere il lavoro dello scienziato come un lavoro di un investigatore. Al liceo dico, guardate che la cosa più simile che avete familiare non è l'immagine di qualcuno che guarda fuori la finestra, ma è l'immagine di Montalbano. Loro conoscono tutti Montalbano. È un lavoro di investigazione, si raccolgono indizi, si cerca un colpevole in un senso ovviamente un po' diverso, ma dal punto di vista logico molto simile. E quindi uno degli obiettivi che ho oggi, comunque, a prescindere dai destini del mio libro, è che almeno le persone che sono qui diventino immuni a questa storia dell'imbianchino, che purtroppo, forse sono sfortunato io, ma mi è stata ripetuta centinaia di volte. E quindi vi voglio parlare rapidamente di quali erano gli indizi osservativi e il caso investigativo, lo chiamerò, che ha portato alla relatività generale, che è una delle cose che discuto in uno dei capitoli del libro. Però prima di fare questo vi parlo di un altro caso investigativo, pure questo sono giusto 3 pagine nel libro, però nel mio valore emotivo è tanta roba proprio questo qua. Questo è l'effetto fotoelettrico, un altro caso investigativo risolto sempre da Einstein, e tra l'altro si ricorda poco il fatto che è l'unica delle sue scoperte, pur avendone meritato più di uno, però è l'unica per la quale ha avuto il premio Nobel, quindi una scoperta di grande portata. Di fatto è forse la scoperta più importante tra le tappe iniziali della meccanica quantistica, quindi una scoperta che ha anche questa rivoluzionato il sapere umano. Di questa scoperta mi piace enfatizzare un punto che a volte si discute, ma comunque mai abbastanza, perché è un punto che mette in luce un primo aspetto di libertà che ci regala il metodo scientifico. Dovete calarvi, ora mio figlio sta in prima media, ma già elementare ha studiato che l'acqua è fatta di molecole. Dobbiamo ricordarci che a fine 800, inizi 900, la questione se la natura è fatta di mattoncini o se è idealmente fluida, idealmente continua, la questione ancora è risolta. Quindi giustamente i fisici si dividevano come intuito, anche il fisico cerca i fatti, ma prima di trovarli ha un intuito, ha un'aspettativa, pronto a rivederla se i fatti osservativi vanno in direzione diversa. Beh, c'era chi aveva l'intuito atomista, diciamo, tra l'altro è molto antico, lo sapete, no? Forse ci sarà il libro di Anna sul pensiero, sugli antichi pensieri scientifici, già nei greci, già nel pensiero greco c'è traccia di questa idea atomista che è molto naturale, quella dei mattoncini fondamentali, e poi c'era l'altra idea che nel gergo tecnico chiamiamo campista, cioè quella in cui non ci sono i mattoncini, è tutto fluido. Beh, uno dei fondamentalisti, forse il più fondamentalista dei pensatori campisti, quelli contro l'atomo, contro la struttura mattoncina della natura, era proprio Einstein. E io trovo, perciò a me questa per me è la scoperta sua che mi è più cara, diciamo, perché il fatto che l'effetto fotoelettrico è stato un caso investigativo per la scienza aperto per quasi 20 anni. E quello che l'ha risolto, mostrando che la soluzione era che la luce è fatta di particelle, quindi proprio una drammatica conferma dal punto di vista atomista, persino la luce, che in tante sue manifestazioni sembra proprio un'onda fluida, è fatta di mattoncini, quelli che chiamiamo ora fotoni. Lo scienziato che ha fatto questa conquista, che ci ha portato a questa conquista, è proprio uno degli scienziati che aveva l'intuito più fortemente ostile all'idea atomista. E questo per me è libertà dai pregiudizi, cioè io trovo che non c'è nessun'altra sfera del pensiero umano che ha un'analoga capacità di liberarci dai limiti dei nostri pregiudizi. In realtà lui non è che è stato liberato, perché Einstein proprio per tutta la vita ha combattuto la teoria quantistica che lui stesso ha fatto nascere.
Quindi non è che mi è stato liberato definitivamente, è stato risolutivo l'intervento del metodo scientifico, però lui in questo caso investigativo, pur avendo un pregiudizio ostile all'idea dei mattoncini fondamentali, proprio lui, i fatti erano davanti agli occhi di tanti fisici atomisti che non se ne erano accorti, proprio lui si accorge di questo, di questa soluzione del caso investigativo. E in breve, in estrema sintesi, questo è descritto, non in grande dettaglio, ma colloquialmente in 3-4 pagine del libro, l'effetto fotoelettrico è una cosa, è semplicemente l'effetto che si osserva che irrorando un metallo di luce si estraggono elettroni, in pratica se carico negativamente si scarica, ad esempio. E la dipendenza dalla frequenza di questo effetto era totalmente, soprattutto la dipendenza dalla frequenza, era totalmente inspiegabile per i fisici di quella stagione. La teoria che veniva usata per descrivere questi tipi di fenomeni era ovviamente quella di Maxwell, l'elettromagnetismo di Maxwell, era una teoria di campo, è una teoria in cui i protagonisti sono idealmente fluidi. Il campo elettromagnetico, le onde di luce sono, nella teoria di Maxwell, assolutamente fluide. E con quel livello di descrizione non si riusciva a spiegare, ad esempio, che al di sotto di una certa frequenza dell'onda l'effetto fotoelettrico si spegne, non si riescono più a essere elettroni. Bombardavano il metallo con luce molto intensa di bassa frequenza e non si riusciva a estrarre carica. E invece anche luce tenue, ma sopra questa frequenza di soglia per l'effetto, riusciva a estrarre elettroni. Nella teoria di Maxwell il fenomeno sarebbe dovuto essere un'interazione complessiva dell'onda con gli elettroni, quindi doveva dipendere dall'energia complessiva dell'onda, e invece l'intensità dell'onda non era un parametro così determinante, era la frequenza. Come mai la frequenza? Questo indizio della frequenza in realtà poi porta Einstein a capire che la luce, appunto, è composta di particelle la cui individuale energia è direttamente collegata alla frequenza dell'onda. Quindi quando la frequenza dell'onda è alta, i fotoni hanno molta energia e l'effetto fotoelettrico di fatto è il risultato di una singola interazione tra un fotone e un elettrone. Quindi l'energia per estrarre l'elettrone ce la deve avere il singolo fotone. Tutto quadrava in questo quadro interpretativo. Ovviamente si nota subito che il suo modo di descrivere l'effetto è molto coerente dal punto di vista logico, ma si aspetta la conferma sperimentale del modello tra il 1916 e il 1921. Arrivarono conferme piuttosto chiare della presenza dei fotoni nella luce, e nel 1922 gli viene conferito il premio Nobel, una pietra miliare per la meccanica quantistica contribuita da un umano che aveva un pregiudizio fortissimo contro la meccanica quantistica. Ripeto, io non conosco nessun'altra sfera del pensiero umano che ha una simile forza di consentirci di superare i limiti del nostro intuito. E ora passiamo un po' alla una rapidissima prospettiva sulla scoperta della relatività generale, più che altro puntando prima possibile arrivare all'altro tipo di libertà che io vedo in questa scoperta. Allora, brevemente, non c'erano i bianchini, il problema non erano i bianchini che cadevano con facce strane, il problema, l'origine del problema è il fatto che la teoria di Newton della gravità non funzionava, almeno in un caso, quello del pianeta Mercurio. L'orbita del pianeta Mercurio non tornava con quello che si osservava. Nella teoria di Newton, la precedente teoria gravitazionale, se si sottraggono gli effetti degli altri pianeti, l'orbita di Mercurio alla fine doveva essere, diciamo, il contributo all'orbita di Mercurio, quindi dovuta solo al Sole, doveva essere un'orbita esattamente ellittica, un modo come quello che viene mostrato in questo filmatino. Invece, anche sottraendo gli effetti degli altri pianeti,
L'orbita di Mercurio qualitativamente era un effetto molto piccolo, qui viene molto ingigantito, ma l'orbita di Mercurio aveva questo tipo di moto in cui, diciamo, il piano dell'ellisse ruota. C'è una seconda componente del moto, si chiama la recessione del perienio, l'aspetto più caratterizzante di questo tipo di moto. Cosa causava questa anomalia? Era molto difficile avere il coraggio di abbandonare la via di Newton. Pensate, lo saprete, ma vi ricordo che la teoria di Newton della gravità ha governato i fenomeni gravitazionali per circa due secoli. Quindi la statura che ha ora la teoria di Einstein per noi è comunque inferiore a quella che aveva per i fisici di fine 800 la teoria di Newton. Perché qua noi siamo al cospetto di un secolo di successi e già siamo, no, totalmente arrivati. Figuratevi come doveva essere fare il fisico a fine 800 e trovarsi davanti questo caso investigativo. La spiegazione che veniva ritenuta più autorevole a quei tempi, è interessante vedere, no, se uno ragiona come un investigatore, che è quello che facciamo, saranno presenti altre ipotesi. Non c'è soltanto l'investigatore che subito vede come nelle favole trova la soluzione. Nel caso, tra l'altro, ci sono avuti 60 anni a risolvere il problema della recessione del perienio di Mercurio. L'ipotesi che veniva ritenuta più autorevole fare di nuovo quella cosa lì, come si è fatta da sola, quindi dobbiamo fare escape e riavviare la presentazione. L'ipotesi che veniva ritenuta più autorevole era quella che ci fosse un altro pianeta nel sistema solare, oltre a quelli che abbiamo osservato. E questo pianeta si chiama Vulcano. Io devo dire, sono abbastanza vecchio, che da ragazzo Star Trek era una cosa importante per me. E poi, andando all'università, a scoprire che c'era un altro pianeta Vulcano, oltre a quello di Star Trek, fu una cosa molto divertente. Comunque, apparentemente, per circa, se ho capito bene, per circa 30 anni Vulcano quasi esisteva per i fisici di quella stagione. Il fisico gravitazionale più autorevole di quella stagione, Le Verrier, fisico francese che aveva fatto le scoperte più significative dell'Ottocento in ambito gravitazionale, era convinto, aveva proposto la soluzione Vulcano. Vulcano sarebbe stato un nuovo pianeta, un altro pianeta più vicino al Sole di Mercurio, la cui orbita, no? C'è anche, oltre all'attrazione del Sole sui pianeti, c'è anche quella tra i pianeti, e sarebbe stata l'azione di Vulcano, se volete, a tirare fuori dal piano l'ellisse dell'orbita di Mercurio. Non è un'ipotesi sbagliata, ma questa è un'altra cosa che mi piace spiegare. Perché Le Verrier aveva sbagliato? Le Verrier era un investigatore abilissimo, aveva fatto scoperte straordinarie. L'ipotesi era assolutamente plausibile con gli indizi, vedete, proprio come c'erano gli indizi investigativi, come si comportava l'orbita di Mercurio, ed era un'ipotesi assolutamente legittima. Non è che Le Verrier ha sbagliato qualcosa. Semplicemente il pianeta non c'era, l'hanno cercato per decenni. Una delle cose, le sfide più grandi dell'astronomia, dovete calarvi in un contesto come adesso la materia oscura. Se volete, il pianeta Vulcano è un po' la materia oscura di fine 800, cioè loro senza Vulcano non gli tornava la gravità, e quindi cercavano Vulcano, perché sennò erano... se no c'era un bel problema per la gravità, che è un po' la stessa cosa che stiamo facendo noi adesso cercando la materia oscura, che senza la materia oscura non ci torna la gravità di Einstein, e quindi la cerchiamo abbastanza disperatamente. Con la materia oscura ancora non sappiamo come va a finire, ma con Vulcano lo sappiamo come andrà a finire. Non l'hanno trovato, e la soluzione era ben più complessa che far intervenire un altro pianeta. Qui è interessante capire anche per un investigatore quanto è importante avere un punto di vista diverso.
Cioè, tenete presente che quando Einstein interviene su questo tema, lui non ne ha fatto esperto di gravità. Vi ho parlato di De Verrier, che era l'investigatore gravitazionale più forte al mondo. Einstein era a questo punto un rinomato esperto di elettromagnetismo. Aveva fatto l'effetto fotoelettrico, che è un fenomeno elettromagnetico. Aveva già fatto la relatività speciale, ma la relatività speciale non ve ne parlo oggi, ma in quel momento storico soprattutto era da vedersi come una proprietà dell'elettromagnetismo. Quindi Einstein interviene, si mette a studiare questo problema con un punto di vista un po' anomalo, che poteva essere uno svantaggio, non era esperto di gravità quanto gli altri investigatori che studiavano questo caso investigativo. Però lui aveva un indizio. Questa situazione di potenziale svantaggio in realtà è un enorme vantaggio, perché c'era un altro indizio che sarebbe stato prezioso per risolvere il caso del pianeta Mercurio. L'indizio stava proprio nel limite assoluto della velocità della luce, un fatto che in quel momento era un fatto dell'elettromagnetismo, non gravitazionale. Per i fisici come Le Verrier era un fatto che non si ci aspettava, immagino, che potesse avere un ruolo nel spiegare il comportamento dell'ordine Mercurio. Ma per Einstein la teoria di Newton era deficitaria, forse ancor più che per il fatto che l'orbita di Mercurio non tornava, perché nella teoria di Newton della gravità gli effetti viaggiano a velocità infinita. Un esercizio che faccio fare ai ragazzi quando vado nei licei, per loro mi sanno rispondere, vedo, però non sanno perché. Però gli chiedo: se a mezzanotte di oggi esplode il sole, ridistribuendo, e gli dico non fate scongiuri perché non è una cosa che. Però se esplode il sole a mezzanotte di oggi, ridistribuendo in maniera strampalatissima la sua massa nel sistema solare, quando l'orbita della Terra risente gli effetti di questa esplosione? Loro mi rispondono dopo 8 minuti. Ma io gli chiedo, ma avete studiato, quale gravità avete studiato? La gravità di Newton. Nella gravità che hanno studiato loro, in realtà è immediato l'effetto. Okay? Loro sanno che ci vogliono 8 minuti, è una cosa bellissima, quanto è forte, no? L'impronta sul nostro sapere di questa scoperta al limite della velocità della luce. Quindi loro mi dicono, no, è dopo 8 minuti, perché la luce ci mette 8 minuti dal sole, no? E, però gli faccio, quindi faccio più fatica a fargli notare che la teoria di Newton invece è un effetto istantaneo. Okay. Questo era, io immagino, non sono uno storico, infatti, devo dire, è più utile la prospettiva logica dal punto di vista del tipo di studio che offro, che è un po' anche romanzando, però facendo cogliere il lavoro di investigatore che fa lo scienziato. Io romanzo immaginando che per Einstein questo era l'indizio più forte. Cioè, la teoria di Newton era pronto ad abbandonarla. Un altro pianeta non gli bastava, perché anche aggiungendo un altro pianeta poi rimaneva una teoria con azioni che andavano a velocità infinita. E quindi la storia poi è lunga. La cosa interessantissima è che lui lavora questa teoria per buona parte di 10 anni. Pensate che da quello che sono riuscito a ricostruire, lui l'effetto fotoelettrico lo ha risolto in tempi molto più rapidi. Non so di un investimento pluriennale nello studio dell'effetto fotoelettrico, eppure doveva superare un ostacolo enorme. Superare i limiti del proprio intuito non è sfida da poco, eppure lui l'ha fatto molto più velocemente di quanto sia riuscito a fare con lo studio dell'orbita del pianeta Mercurio, se volete, nella mia ottica, no? Poi ha portato alla relatività generale, ma il caso investigativo, il caso aperto, diciamo, dalla scienza, era il caso aperto dell'orbita di Mercurio. Come mai ci ha messo così tanto tempo? Lo stesso scienziato che molto velocemente ha risolto, ha fatto una scoperta da premio Nobel risolvendo il caso dell'effetto fotoelettrico aperto per 20 anni. Ci sono tanti motivi,
La teoria a cui doveva arrivare era molto complicata, però a me piace ricordare, poi non so se sbaglio, però io non ho trovato traccia nella poesia, nella filosofia, in nessuna opera d'arte, in nessuna folle allucinazione. Prima del lavoro di Einstein, a questa teoria non c'era traccia nel pensiero umano della capacità della materia di agire sullo spazio-tempo, curvandolo. Okay. Quindi qui stiamo parlando non dei limiti dei nostri pregiudizi, ma addirittura dei limiti della nostra immaginazione. Cioè lui doveva arrivare, per risolvere questo caso investigativo, a concepire qualcosa che chiaramente era oltre i limiti della nostra immaginazione, non essendoci traccia in nessun'altra sfera del nostro pensiero. Su questo tornerò. Mi piace ricordare che comunque c'era anche un grosso ostacolo matematico. La matematica che serviva a risolvere questo problema, a dare una descrizione coerente con tutti gli indizi che lui aveva, era una matematica che solo in quegli anni stava raggiungendo maturità. Io fu fortunato. E mi piace ricordare che due matematici italiani, Riccio Basso e Levi Civita, ebbero un ruolo molto importante nella formulazione matura del calcolo tensoriale, che è un po' il motivo perché poi nessun libro di divulgazione prova a spiegare in dettaglio quantitativo la realtà generale. Il calcolo tensoriale è veramente una delle strutture matematiche che ai nostri studenti all'università insegniamo con più fatica, è una parte complessa della matematica che attualmente usa la tensione. Ed è bello che ci sono, c'è la corrispondenza tra Levi Civita e Einstein, cioè, mi piace anche questo ricordarlo nel libro quando sono nei licei, perché di nuovo c'è questo mito di Einstein che fa molto male alla scienza. C'è questa idea che si propone ai giovani della persona soprannaturale. Io trovo che sia sicuramente dannosa anche per alcuni giovani che devono riconoscere dentro di sé il talento per fare queste cose. Non è un talento soprannaturale, è un talento tipo quello di Montalbano. Cioè Montalbano che però lavora molto con le formule matematiche, ecco. Però è un lavoro di investigazione, non c'è nulla di mistico, assolutamente nulla di mistico in questo lavoro. E quindi mi piace ricordare come essenzialmente Levi Civita, quando sono in liceo lo racconto in maniera un po' più romanzata, ma insomma Levi Civita insegnava ad Einstein a fare il calcolo tensoriale. Levi Civita era il maestro e Einstein era lo studentello bravo che alla fine riesce a fare questa straordinaria teoria. Anch'io, se prendi un attimo sull'immagine, parte un breve filmatino, alcuni di voi l'avranno già visto questa, siccome le formule sono così complicate, il contenuto concettuale però non è tanto complicato. E come altri ho questo filmatino che se li clicchi magari si vede un'altra volta, cioè la cosa straordinaria della descrizione einsteiniana della gravità è che non è una teoria di azione da masse, non è la Sole che agisce sulla Terra come nella teoria precedente di Newton, non è che è solo cambiato, diciamo, la legge matematica con cui il Sole agisce sulla Terra, è cambiata profondamente la struttura concettuale della gravità per noi. Cioè quello che succede, come in questa analogia con telo teso che avete visto, due masse agiscono sullo spazio-tempo, non tra loro. Il fatto che curvano lo spazio-tempo poi fa sì che il loro moto naturale è quello di finire l'una sull'altra. Quindi questo è un esercizio che si può fare anche in un gruppo di persone tenendo teso un telo e coglie piuttosto bene il contenuto concettuale della teoria, il contenuto più rivoluzionario dal punto di vista tecnico, che la rende una teoria che non è di azione tra corpi, è una teoria di azione di corpi sullo spazio-tempo, che però, e questo era molto ingannevole delle osservazioni, per come si osserva sembra che il Sole sta attirando la Terra.
E invece è solo che il Sole curva lo spazio-tempo e la Terra cade in questa buca, diciamo, come potete replicare con... Perché dicevo che questa storia, beh, già l'ho anticipato un po' la cosa della libertà, perché questa storia mi sembra il migliore esempio di libertà dai limiti della nostra immaginazione? Perché in questo senso mi sono molto utili le onde gravitazionali. Se fai partire il filmatino, loro, diciamo, immagino che i curiosi queste cose non abbia visto i filmatini così. Ma è evidente che questo tipo di legge di azione della gravità, cioè che è un'azione dei corpi sulla geometria dello spazio-tempo, è chiaro che in certe condizioni crea onde in questo telo spazio-temporale. Come di nuovo si può, un gruppo di persone con un telo può facilmente verificare. Per scoprire questa cosa, però, Einstein l'ha predetta nel 1916, insomma, già nel 1916 aveva imparato bene il calcolo tensoriale e riuscì a tirare fuori le prime più straordinarie predizioni della sua teoria. Una era la deflessione della luce, che trovò presto conferma nel 1919, già i fatti sperimentali cominciavano a dare supporto al fatto che la gravità poteva deflettere la luce, quindi diventò molto famoso. Però quello non è un effetto che va molto addentro alla struttura logica della teoria. Le onde gravitazionali pescano proprio nella parte più ricca della teoria, quello in cui la geometria dello spazio-tempo ha una sua dinamica. E per scoprire questa cosa, sapete, ci abbiamo messo 100 anni. Quasi esatti, la predizione di Einstein è della primavera del 1916. In realtà, la prima volta che abbiamo osservato onde gravitazionali era l'estate del 2015, ma poi per fare l'analisi dei dati è stato annunciato proprio nella primavera, anzi a febbraio del 2016, quindi esattamente 100 anni. Di nuovo, per me questa storia della gravità generale è l'esempio migliore che abbiamo, il fatto che il metodo scientifico è l'unico metodo, non ce n'è nessun altro per definizione, che ha l'uomo per andare oltre i limiti della sua immaginazione. Cioè, se c'è qualcosa che l'uomo proprio non è capace di immaginare, l'unica cosa che ci può portare lì è la natura. Quindi inevitabilmente è squisito. È esclusivo dominio della scienza il compito di portare l'uomo oltre i limiti della sua immaginazione. E questo tipo di libertà per me è un'altra libertà molto preziosa. Non voglio, il libro non prova a imporla a tutti, come nella mia lista è al primo posto, però sono contento se il libro fa sì che nella lista di chi lo legge ci sia, nella lista di libertà, anche l'ultima, però che ci sia coscienza dell'importanza per la razza umana di avere questo strumento di libertà dai limiti persino della nostra immaginazione. E quello che voglio proporre stasera è un esercizio che ho fatto di nuovo anche in qualche liceo, i ragazzi si divertono molto. Cioè, addirittura io, cioè, c'è un modo in cui possiamo ora quantificare, vi faccio misurare la libertà che avete dai limiti della vostra immaginazione, perché in che senso ve la voglio far misurare? Qui vi mostro lo schema logico di un interferometro. L'interferometro, come spiego brevemente nel libro, è il tipo di strumento che si adatta bene alla sfida di provare a osservare onde gravitazionali. Se ci va bene, se l'onda gravitazionale arriva nella direzione giusta, l'interferometro è fatto con... Dal punto di vista logico sono tre specchi. Bisogna fare... No, ma è proprio No, male. ma infatti il problema è che secondo me c'è il contatto. Eccolo, è tornato in contatto. Lo descrivo subito così poi si scompare. I tre segmenti, dal punto di vista logico, i tre segmenti grigi sono tre specchi. E la cosa importante sono le linee, quelle verdognole e quelle violacee, che...
sono essenzialmente dei fasci laser che hanno il compito di monitorare molto bene la distanza tra gli specchi. Perché è un buon modo di osservare onde gravitazionali, avere qualcosa che può ben monitorare la distanza tra corpi. Perché se, soprattutto se ci arriva proprio dalla direzione giusta, l'onda gravitazionale è un'onda, quindi ha comportamenti alternanti. In una fase allunga il braccio blu, si chiamano le braccia dell'interferometro, quello, ovviamente, quei due settori, quello viola e quello verdognolo. In una fase allunga il braccio viola e restringe il braccio verde, in un'altra fase fa l'opposto. Quindi è chiaro che monitorare le distanze tra i due specchi è un modo molto efficace per osservare onde gravitazionali. Avrete magari letto che gli interferometri che si sono dovuti usare per fare questa scoperta sono grandi alcuni chilometri, 3-4 chilometri. È abbastanza ovvio che dovevamo farli grandi perché l'effetto dell'onda gravitazionale è un effetto percentuale su una lunghezza di 10 centimetri rispetto a una di 10 km fa 100.000 volte di meno. Cioè, è proprio proporzionale a quanto è grande il braccio dell'interferometro. Siccome l'effetto è piccolo, come sto per provare a farvi apprezzare, era cruciale riuscire a costruire interferometri non solo precisi, ma molto grandi. Allora c'è questo numero che secondo me ora abbiamo il lusso di avere, che misura la nostra libertà dai limiti della nostra immaginazione, e secondo me è la grandezza degli effetti che siamo riusciti a osservare. La domanda è se non la, magari se siete qui, siete curiosi, e già lo sapete questo numero, ma trovo che è interessante per chi non conosce questo numero provare prima a speculare, cioè su questi prendiamo che sono 4 km queste braccia di interferometro, come per alcuni di questi interferometri, di quanto secondo me è una misura di libertà sapere quanto hanno vibrato le distanze per il fenomeno che abbiamo osservato. In che senso voglio dire questo? Se su 4 km quello che fossimo riusciti a osservare era una fluttuazione di 1 metro, non ci saremmo arrivati con l'immaginazione, ma prima o poi ci inciampavamo. Non so se un altro giorno qualcun altro magari ripercorrerà la scoperta del fondo cosmico a microonde. Certe volte la fisica scopre le cose inciampandoci. Non tutte le storie sono come questa, la vita generale. No? Il fondo cosmico a microonde è stato scoperto da gente che nemmeno la cercava. Ai ragazzi di CEI racconto che è come se l'avessero scoperto quelli di Sky, che stavano montando un'antenna, però insomma non è tanto fedele alla situazione, ma comunque dal punto di vista logico sì, nel senso che erano persone che volevano far funzionare bene un'antenna, ingegneri che volevano far funzionare bene un'antenna, non osservare il fondo cosmico, e ci sono inciampati. Quindi c'è una libertà minore, nel mio modo di misurarla, se qualcosa che va oltre la nostra immaginazione ci possiamo inciampare. Inciampare nel senso di scoprirla accidentalmente. Ma la fluttuazione di questi bracci non era 1 metro, non era nemmeno un nanometro. La fluttuazione era di circa 10 alla meno 20 metri. 10 alla meno 20 metri. 1 metro diviso per 1 miliardo, poi di nuovo per 1 miliardo e poi un'altra volta per 100. Questo è quanto siamo liberi nel mio modo di vedere le cose. Cioè questo aspetto, magari curioso per alcuni, più importante per altri, goffo per qualcun altro, però questo aspetto dell'universo dove siamo, senza questo lungo viaggio che è partito senza i bianchini, non penso, però invece il viaggio è partito col periere di Mercurio, la velocità della luce, il calcolo tensoriale, le lettere della vicinanza, senza questo lungo viaggio, questo lungo lavoro di tanti investigatori, non l'avremmo mai saputo. Okay. Quella ignoranza, quel limite della nostra immaginazione, per qualcuno è più doloroso, per altri meno, a seconda di quanto è doloroso metterete un valore maggiore a questa libertà. Però chiaramente era un qualcosa che era completamente fuori dalla nostra portata. Questo sulla libertà. Sulle libertà che ho nel metodo scientifico. Un breve finalino me lo prendo,
quanto sono già andato? Un breve finalino, giusto breve, lo prendo per qualche altro tema per me importante che chi lo leggerà scoprirà essere trasversale al libro. Quindi tutto un grande disagio con questa idea della teoria del tutto. Io, tra l'altro, c'ero cascato. Quando mi sono laureato era molto popolare dire che entro 5-10 anni avremmo avuto la teoria del tutto. Andavo alle conferenze da giovane fisico e mi dicevano entro 5-10 anni. Non sono così giovane, era 30 anni fa praticamente. Dicevano che tra 5-10 anni avremmo avuto la teoria del tutto. E io ero troppo giovane per avere gli anticorpi, ma come sono arrivato tardi? Nel senso, porca miseria. E... però notate, anche da giovane per me era un incubo, ecco. Per esempio c'è un altro libro di Anna, sicuramente lo vedi, quello di Weinberg, ce l'hai? Faccio pubblicità a un libro di un collega, premio Nobel, Steven Weinberg. Però gli italiani hanno usato un titolo diverso. Il titolo americano, c'è stata la censura buona, la censura, l'unico tipo di censura che approvo. Il titolo americano di questo libro di Steven Weinberg è Dreams of a Final Theory, sogno di una teoria finale. Io già fresco laureato, non riuscivo a vederlo come un sogno. Diciamo, cosa faccio io se questi hanno fatto la teoria finale? In generale però, a parte i giovani fisici che ovviamente hanno voglia, grande Weinberg, questo lì ha preso il premio Nobel, è andato in pensione, pure è contento se facciamo la teoria finale, però mi sa che tutti i ragazzi appassionati di fisica, il suo sogno per loro è l'incubo. Noi sogniamo di trovare nuove cose, di avere nuove domande. Quello era il profilo tipo di un fisico. Il suo sogno per me è ancora un incubo. Crescendo ho capito che è solo un'allucinazione comunque. Cioè la condizione umana proprio non ci mette in condizione di sapere cos'è tutto. Noi sappiamo sempre tutto quello che abbiamo visto, ma non sappiamo cos'altro c'è da vedere. È una questione proprio insita nella natura dell'uomo. E infatti vedo che in filosofia ce l'hanno molto chiara questa cosa. Però tra i fisici serpeggia questo virus della teoria del tutto. E la cosa che più mi piace, visto che il dibattito filosofico è più sottile, nel libro qualche pagina di riflessione sui limiti, sull'assurdità del concetto di tutto per la scienza, per imporre un tutto, in breve, ci vuole solo una scelta di fede. Non è possibile che ci sia un tutto. Per affermare un tutto ci vogliono dei sacerdoti, non degli investigatori. Quindi per me è un'idea addirittura pericolosa, quella dell'idea di teoria del tutto. Ma quello che più provo a spiegare in alcune fasi del libro è che comunque è un'idea orribile. Perché è una straordinaria ricchezza della nostra cognizione non sapere, trovare risposte ma trovare sempre più domande, è una delle parti più affascinanti della cognizione umana. Tra l'altro un altro piccolo parte del libro la dedico a contrastare. Si cita sempre Einstein, qualsiasi cosa ha detto è una cosa perfetta. Oramai io da un paio d'anni sono finito anche io su Facebook, non ci stavo. Non so se perché sono fisico, ma Facebook mi manda continuamente la faccia di Einstein con sotto qualcosa del cavolo che ha detto lui, l'ha detto Einstein. Perché Dio non gioca ai cavoli. Quante volte l'avete ricevuto? Dice a Facebook, Dio non gioca ai cavoli. Non è una frase tanto profonda. È un po' una chiave, diciamo. Non è che ci vedo, ti mette la faccia di Einstein e dire Dio. Tra l'altro molte di queste frasi lui ovviamente le ha dette dopo il 1919, quando qualcuno lo stava a ascoltare, perché è diventato famosissimo con l'osservazione della direzione della luce, è diventato molto famoso. Se ci fate caso, tutte le grandi scoperte che si raccontano di Einstein sono tutte prima del 1919. L'effetto fotoelettrico, l'idea generale, l'idea speciale, in modo browniano. Dopo il 1919 lui non ha fatto granché di buono, anzi,
mi ha visto che rispetto mi attacco alle parole di un altro fisico, però Paoli, pure lui, premio Nobel, uno senza peli con la lingua, diceva ad alta voce quello che altri fisici pensavano. Diceva l'immondizia che Einstein sta pubblicando in questi anni. Alcune cose erano anche, ma alcune cose erano davvero immondizia, cioè proprio una specie di talebano contro la meccanica quantistica. Perde l'abilità di andare oltre i suoi pregiudizi, se volete, no? La libertà che gli aveva dato il metodo scientifico del giovane, lui la perde dopo la fama mondiale. E quindi io questo fatto di Einstein non lo menziono tanto per Einstein, fa le cucce a lui, non mi interessa. E perché questa cosa è la teoria del tutto. Per esempio, io non sono una persona di fede religiosa, ma conosco dei colleghi fisici bravissimi che hanno fatto cose meglio di me per la fisica, che hanno forti credi religiosi. Non c'è una antitesi tra avere una fede religiosa e essere un bravo scienziato. Sono cose persino compatibili. Non tanto frequente la sovrapposizione, ma ci sono degli ottimi esempi. C'è solo una fede religiosa che secondo me è nociva per la scienza, e quella è nella teoria del tutto, nell'idea di poter capire tutto. Perché un po' Einstein era cascato dopo il 1919. Non proprio nella teoria del tutto, come vorrò precisare da un attimo, ma diciamo che lui smette di seguire molto le cose sperimentali. Per esempio, il suo modello cosmologico, che tra l'altro fu fatto nel 1917, era un modello di grande illuminazione concettuale, però totalmente scollegato dai dati sperimentali che già cominciavano a esserci. E infatti, il modello cosmologico, bello per l'idea, ma il modello non funziona proprio con gli altri. Quindi c'è anche un altro messaggio che provo a dare qui e lì nel libro, cioè che c'è un'unica religione pericolosa per la scienza ed è quella nella teoria del tutto. Cioè se non si fa scienza con l'umiltà di voler conquistare non tutto, ma solo un piccolo pezzo di sapere, andare oltre l'orizzonte che c'è adesso, ma un poco oltre, sapendo che poi altri orizzonti verranno, la scienza diventa improduttiva. Persino il più grande scienziato che ha avuto l'umanità, che io direi indubbiamente è stato Einstein, quando ha smesso di lavorare per i piccoli passi, lui non voleva fare tutto in realtà, ma si era invaghito dell'idea di poter fare un grande passo, essenzialmente voleva fare fuori la meccanica quantistica e fagocitarla nella realtà generale, detto in estrema sintesi. È diventato improduttivo e invece lui comunque, mi piace citare su questo, io lo chiamo il manifesto della scienza nel mio libro. Nel 1917, poco prima di questa metamorfosi orribile che ebbe nel 1919, Einstein scrive una lettera al suo amico Felix Klein, che secondo me è la lettera più bella che ho letto. Ed è straordinario, lui ha appena scoperto la realtà generale nel 1917, ha già capito che funziona, perché lui l'ha capita, pochi la capivano in quel momento, ma lui già sapeva che funzionava. E è bellissimo, lui scrive a questo suo amico, già convinto, di tutto già che lui sa che funziona bene la teoria, nella sua lettera lui già spiega che è evidente che la teoria della gravità tramite potenziali, così la chiama quella di Newton, in effetti è una buona caratterizzazione, la matematica di Newton sui potenziali doveva essere sostituita dalla mia teoria con la metrica. La teoria di Einstein ha come protagonista la metrica dello spazio-tempo, un oggetto matematico che descrive quanto è curvo, essendo la curvatura dello spazio-tempo protagonista. Però finisce la lettera dicendo: però io non ho alcun dubbio che prima o poi anche la mia teoria della gravità sarà superata per motivi che io non posso immaginare. A me piace che lui ci tenga a superare per motivi che io ora non posso immaginare. E che questo processo di approfondire la teoria non avrà fine.
Quindi la stessa persona che poi è diventato un talebano e ha perso, diciamo, l'umiltà di seguire il mio cammino, ci ha lasciato una testimonianza perché sicuramente dopo un'impresa così enorme come lo studio di generale uno si poteva aspettare affermazioni meno umili nei confronti della natura, invece non ne ho trovata una più sublimemente umile. Ed è vergognoso che alcuni sostenitori della teoria del tutto adesso si propongono come continuatori del lavoro di Einstein. Loro vogliono dire che sono continuatori del lavoro di Einstein sbagliato, no? Quello in cui provava a... Tanto che non è un grande merito. Cioè, essere continuatori del lavoro dell'Einstein giovane, quando lui guardava i fatti sperimentali, gli indizi, si mette capito, da investigatore umile, è un onore, ma seguire i passi di Einstein nella sua fase talebana, da unificatore della vita generale, non è un grande onore. Ed è anche una mancanza di rispetto, però, quando poi si spinge a dire ereditiamo l'idea di vedere tutto da Einstein. Einstein non ha mai avuto, non è arrivato mai a rimbambirsi a quel punto. Questa è la cosa che mi piace dire. Lui aveva ben chiaro i limiti della scienza, e era innamorato come tutti gli scienziati. Qualcuno mi chiedeva come cominciamo, questo è sugli orizzonti passati o sugli orizzonti futuri? È più un libro di riflessione sugli orizzonti che la fisica ha superato, perché credo sia importante imparare da come abbiamo fatto, appunto, con questo metodo umile. Non abbiamo scavalcato mai un orizzonte, quasi sempre. Pensate che la velocità della luce è invariante, la grande conquista. Di nuovo, l'ha fatto sì Einstein, ma sperimentalmente l'ha fatto Michelson, che non ha mai creduto che la velocità della luce fosse invariante. È morto, ha avuto il premio Nobel per aver scoperto che la velocità era invariante. Lui, fino alla morte, ha cercato di capire dove aveva sbagliato il suo esperimento per il quale aveva avuto il premio Nobel. Le grandi scoperte spesso si fanno quando uno ha un atteggiamento proprio di grande prudenza verso l'acquisizione di nuovo sapere. Quindi è senz'altro un libro che dedica la maggior parte, forse i 2/3, a imparare da come abbiamo superato gli orizzonti del nostro sapere altre volte. Ma ovviamente non è una ricerca storica, è perché io credo che come ha funzionato in passato continuerà a funzionare. Quella è la ricetta per l'uomo per andare oltre gli orizzonti del proprio sapere. La parte finale del libro si rivolge un po' all'orizzonte che io vedo davanti a noi, cioè come molti fisici di frontiera di questa stagione, io sto studiando il problema della gravità quantistica, che in essenza è provare a capire come interpretare l'equazione di Einstein, un'equazione di confronto di tensori, quell'uguale tra due oggetti che non sto a spiegarvi. Alcuni di voi già li conosceranno, chi non li conosce ha bisogno di 6-9 mesi di studio matto e disperatissimo da imparare. Però il confronto tra due tensori, un tensore è il tensore P, tensore energia impulso della materia, è un oggetto che conosciamo bene. Ed è un oggetto che ora sappiamo bene che è quantissimo. Cioè il suo valore c'ha dentro fondamentalmente dei mattoncini. Nell'equazione di Einstein però questo tensore viene messo a confronto con un altro tensore, che anche non spiegandovi cos'è un tensore, però è un oggetto che prende le proprietà di curvatura della materia, dello spazio-tempo, questo è un lapsus molto, le proprietà di curvatura dello spazio-tempo, proprietà di curvatura che noi non sappiamo descrivere in maniera quantistica. E questo rende l'equazione di Einstein in questo momento inaccettabile, no? Tutti abbiamo imparato, ora mio figlio da poco sarà l'insegnante, è bravissimo in matematica, quindi quando calcola le aree gli vengono sempre giuste, se è un'area di 49 metri al quadrato gli viene 49, però spesso metri, cioè lui è bravo a calcolare, è molto svogliato e quindi mette sempre metri, sia per volumi che per aree, che per lunghezze, mette sempre metri. Io gli dico, guarda Edo, che è importante
mettere unità giuste, perché è abbastanza improbabile che un'area sia in metri. Quindi gli insegno che un'equazione ha senso solo se ai due lati ci sono due cose della stessa natura. Purtroppo noi la gravità, purtroppo, e ovviamente io sono felice, dico purtroppo per Steven Weinberg, va bene, è una bella felicità. Felicemente l'equazione di Einstein in questo momento non ha senso, cioè non è nemmeno sbagliato, non ha senso, perché è un'equazione che in questo momento storico noi useremmo per confrontare due cose di natura diversa, come quando mio figlio scrive su un'area di 49 metri. Perché confronta un tensore di campo a un tensore quantistico. Nel libro provo a spiegare come mai è possibile che siamo riusciti a convivere per tanto tempo con questa equazione sballata, e di fatto è per i limiti dei nostri esperimenti che non riescono mai a mettere alla prova, diciamo, la zona in cui diventa illogica questa equazione. E parlo un po' degli esperimenti che si stanno provando, tipi di osservazioni che si stanno provando ad avviare, che potrebbero portare a una svolta. E chiudo con questa immagine, così, che pure questa, un po' prendo a prestito, mi diverto a fare presentazioni nei licei. E quello che vedo che piace ai ragazzi, poi lo adotto dappertutto. Questa immagine del bambino che si nasconde male, vedete? L'immagine mi piace perché c'è un bambino nascosto in questa cucina, come molti bambini, crede di essersi nascosto benissimo perché lui non vede nessuno, però spuntano i piedi, quindi non si è nascosto tanto bene, quindi sarebbe facile trovarlo. E diciamo che la mia riflessione finale prima un'osservazione oggettiva, cioè quello che state sentendo sulla teoria del tutto è proprio collegato al problema che ho menzionato un attimo fa, cioè il fatto che abbiamo così difficoltà a trovare indizi sperimentali su come sistemare l'equazione di Einstein, se volete, come renderla logica. In questo momento è un'equazione illogica. Il fatto che gli indizi sperimentali sono così difficili da trovare, per motivi che nel libro spiego, penso in maniera abbastanza comprensibile, alcuni si sono arresi. Alcuni, quelli che parlano del tutto, chi può trovare qualcosa non parla mai di tutto. Questa è la verità. Chi può trovare qualcosa è così innamorato su trovare la cosa che a tutto non ci pensa. Il problema è la frustrazione di non trovare qualcosa per alcuni porta alla tentazione di immaginare tutto. Quindi è collegato il dilagare, secondo me, dannoso di quest'idea del tutto e il fatto oggettivo che è così difficile trovare indizi sperimentali per il caso investigativo che studio io, che è questo della gravità in regime quantistico. Prima di tutto però non abbiamo altra scelta che continuare a investigare, cioè non c'è scorciatoia, non c'è religione, questa è una domanda che fa parte dell'ambito di azione della scienza. O troviamo dei fatti osservativi che ci diranno come aggiustare l'equazione di Einstein, oppure non avremo nulla. Ma poi anche questo pessimismo, diciamo, ci vuole arroganza anche essere pessimisti, io perciò finisco con questa immagine, soprattutto parlando a dei giovani, non mi piace spiegare troppo in dettaglio, come invece ce ne avrei, quanto è sicuramente difficile trovare indizi sulla gravità quantistica. Parte dell'umiltà che deve avere la persona di scienza, l'umiltà che io vedo molto nell'Einstein che si misura con l'effetto fotoelettrico. L'umiltà che vedo nella lettera a Felix Klein, soprattutto. Non è solo sapere che noi pian piano dobbiamo trovare qualcosa, non tutto, ma una piccola cosa in più è già tanto, ma è anche l'umiltà di non saper prevedere quando ci sarà la prossima svolta. Ora ci sono enormi articoli lunghissimi su quanto è improbabile che si scopra un effetto di gravità quantistica.
ma magari questi gufi non ci prendono, nel senso che chi sono loro? Chi sono io, prima di tutto, ma chi sono loro per dirmi che non ce la faremo mai? Ce la faremo magari, magari ci sembra che la natura è nascosta molto bene, ma invece questo segreto che non riusciamo a trovare, in realtà il problema della vita quantistica si studia già da 80 anni, quindi è un caso investigativo sicuramente molto tosto. Però magari l'indizio, ecco, l'indizio che ci aiuterà magari è uno che è nascosto male, come questo bambino in questa cucina. Quindi magari tutti non ci prendono. E con questo mi fermo. Grazie. Se ci sono domande. Quel 10 alla meno 20 che riguardava l'interferometro, ma nell'ipotesi che ci sia qualche fenomeno, tipo i buchi neri, eccetera, eccetera, che producono quelle onde gravitazionali, come si fa a quantificare, diciamo, l'ordine di grandezza in 10 alla meno 20, diciamo, se non si fanno, se non si conosce le cause, diciamo, di queste onde gravitazionali, perché quelle rilevate, da quanto ho capito, sono dovute alla, sì, alla, ma in realtà è un po' ai buchi neri. Un po', un po', sul fatto sicuro, il fatto sicuro, il fatto che osserviamo, è che gli specchi dell'interferometro hanno fatto vibrazioni di 10 alla meno 20 metri, quello non lo inferiamo, quello lo osserviamo. Quello che poi, quindi quello è un fatto oggettivo. L'umanità ha scoperto che ogni tanto ci sono fenomeni ondulatori che fanno ondulare la distanza tra dei corpi sulla scala di 10 alla 20 metri. Non è quella l'inferenza, quello è il fatto. La cosa che inferiamo, e sulla quale possiamo discutere, senz'altro, però è un'inferenza piuttosto robusta, quello che inferiamo è che questa oscillazione degli specchi, la distanza tra gli specchi, sia dovuta a una collisione tra buchi neri che si è verificata tanto tempo fa, ma che ci è arrivata oggi. Quell'inferenza è piuttosto robusta, certo è un po' più difficile controllarla, diciamo, difficile trovare uno studente volontario che, no, anche perché il viaggio di andata e ritorno. Ma questo infige però il principio della, vediamo, della fisica, della, di un'obiettività in un certo senso, diciamo. Grazie. Anzi, ma anche questo sul libro è molto attento su questo. Faccio pure un esempio da fatti più antichi dove questo, perché il fatto scientifico è che ci sono questi fenomeni ondulatori per il concetto di distanza. Quello lo osserviamo con i nostri interferometri. Quello che è inferito molto robustamente, però nel libro io talvolta provo a fare bene questa distinzione, no? Tra quello che osserviamo direttamente e quello che inferiamo. La parte inferita qui non sono i 10 alla meno 20 metri, che invece è quello che vediamo. Quello che inferiamo è che questa fluttuazione di 10 alla meno 20 metri sia dovuta a una coalescenza di due buchi neri a una certa distanza dalla Terra. Ci tengo a sottolineare alcuni punti del libro, che la parte più solida del sapere scientifico è comunque quello che osserviamo. Per esempio, ci sono dei modelli nel mio libro, delle compagnie di pagine, giusto per chiarire questo punto, alla teoria del flogisto. Lei la conosce, la teoria del flogisto, la sua arco? È un bel esempio, no? Perché la teoria del flogisto, cosa osservava? Queste cose. Calorico, fluido, elettrico. Esatto, la teoria del flogisto era un modo con cui, mi sa ancora nel Settecento, descrivevano i fenomeni di combustione. Pensate che la nostra capacità di microscopicità era pessima, quindi la combustione come la descriviamo? Il modello più in auge, penso a metà del Settecento, era la teoria del flogisto, secondo il quale la combustione era dovuta alla fuoriuscita di un fluido da un corpo.
ancora ci fa ridere, ma secondo me le teorie che stiamo scrivendo noi oggi qualcuno riderà da 500 anni, quindi non è che dovete pensare. Weinberg di nuovo dice, lui ride del flogisto, ma non ride di se stesso. Ed è, magari c'ha ragione lui, però c'è questa importante differenza. Nel libro di Weinberg trovate una prospettiva di qualcuno che come me ride del flogisto, la teoria del flogisto. Io però sono sicuro che rideranno di me pari pari tra 200 anni. Weinberg fa proprio l'affermazione esplicita. Noi però ora abbiamo capito. Okay. Questa è un po' la sfida filosofica, se volete, che c'è in questa stagione, che non contamina tanto il libro, però in realtà è un oggetto che il libro prova a contribuire. Però la teoria del flogisto, per chi non la sa, lei la conosce. Loro, soprattutto c'era la cosa divertente che si sa anche adesso, si vede anche adesso, alcuni materiali quando si bruciano in combustione, alcuni metalli soprattutto, aumentano di peso. Quindi la teoria del flogisto aveva un problema, come fanno a aumentare di peso se esce un fluido, no? Allora fecero la teoria del flogisto di massa negativa. Così tornava, perché usciva un fluido di massa negativa. E quindi poi tornava. Ora, capirete che tutta questa teoria è stata completamente abbandonata una volta che noi abbiamo avuto la capacità microscopica di osservare i fenomeni chimici che avvengono in combustione. Però io ricordo nel libro, oggi come allora, nella combustione di alcuni metalli, il peso aumenta. I numeri che ci riferiscono i colleghi del Settecento, quegli strani tipi che parlavano del flogisto. Il flogisto, i numeri che ci stanno nei loro appunti, quanto aumentava di peso quel metallo. Io ora, in un laboratorio della Sapienza, mando in combustione un metallo, trovo gli stessi numeri. Allora, quella è una ricchezza per me. È un apprezzo. Mentre il flogisto magari sarà come i nostri quark, io che ne so i quark se vanno di moda fra 300 anni, ma magari faranno ridere i quark. Però i fenomeni che osserviamo, quelli ci arricchiscono. Quindi c'è un altro dibattito in filosofia, dove è il sapere? Where is knowledge? Dove è il sapere? Questo è un libro che dice che il sapere sta nei fatti che osserviamo, per esempio. Le diverse domande, non una sola. Non è secondo me un difetto possibile a vedere tutto, a parte quelle che ha spiegato lei. Non è che è un po' troppo estremamente riduzionista, sembra che tutta la fisica sia studiata quattro forze fondamentali, le forze fondamentali, e come la gravità va unificata con l'arte che più o meno conoscono un po' meglio in qualche modo sono unificate. La fisica non è tutta qua, pure la fisica ci stanno la meccanica statistica, la fisica della materia, la statica potenziale diciamo, dei conglomerati, che sono una cosa diversa, e magari a livello di complessità superiore si trovano nuovi fenomeni, nuove idee, nuovi metodi, e viceversa uno prende l'altra parte tecnica e metodi li porta di qua. Ora magari la gravità quantistica uno non pensa di fare esperimenti, così adesso praticamente esperimenti della gravità quantistica non sono pensabili perché devi andare a scale, a distanze, magari ti trovi quell'effetto che è troppo piccolo per la tecnologia attuale, non raggiungi manco gli acceleratori. Però magari potrebbe essere che magari c'è stato qualche riflesso diciamo macroscopico, un po' come l'elio superfluido per la meccanica quantistica, oppure il superconduttore delle ceramiche a alta temperatura, che magari tu quando hai miliardi di atomi hai un effetto, vedi un effetto che invece ti fa capire, diciamo, ti fa capire cosa succede a livello di meccanica quantistica di base. Invece qui a livello del tutto va dall'altra parte, nel senso là. Le ha fatte due domande, però. Non so, che c'erano mille in realtà, però diciamo queste qui che mi stanno portando un bambino. Parto da queste due, se no poi per no, perché sono tutte e due molto, anzi, diciamo, il livello delle domande è anzi, proprio sembra che sappiate dove. Allora, prima di tutto il primo punto che le tocca è molto interessante. Diciamo, nel senso che un altro dibattito diciamo, filosofico che si sta sviluppando è quello dei fisici, lei li chiama riduzionisti, però diciamo, c'è una certa idea che la complessità si possa capire dalle regole fondamentali. Ecco.
è un tipo di riduzionismo, non è proprio quello che dice. Voglio solo dire che è molto interessante la domanda se la complessità merita proprio un nuovo livello o se comunque io credo che sia una questione aperta, non è una, non mi esprimerei né a favore né contro, però io sto dicendo qualcosa, diciamo la mia posizione è ferma già a livello delle teorie microscopiche, elementari, cioè l'idea di avere tutto a quel livello è assolutamente inconcepibile. Ecco. Poi se l'avessimo a quel livello, ma non le possiamo avere, sono d'accordo con lei che avremmo comunque un'altra sfida che è l'emergere della complessità e l'eventuale, secondo me, però è una questione che va tenuta aperta, se è ragionevole immaginare che la complessità non trovi spiegazione nelle regole di base, no? Cioè, se c'è davvero un cambio così. Però io mi mantengo nella mia riflessione, per non complicarla, a livello delle regole di base e provare a elaborare meglio che posso la tesi che non possiamo mai averle tutte. Il secondo punto, ecco, non ho voluto, ero già quasi, avevo esaurito il mio tempo, però a fine libro, quando parlo della realtà quantistica, io lo spiego pure, quei piedini che spuntano nella foto lì, io dove spero di trovarli? E di nuovo, imparare dal giovane Einstein, non è una questione di età, di anagrafe, è una questione che lui a un certo punto aveva 19, aveva 40 anni, per un fisico era giovane, non è che era vecchio, molti fisici hanno fatto le loro scoperte di giovani dopo i 40 anni, eppure lui è diventato famoso a un livello che gli ha cambiato la vita, però la cosa del giovane Einstein, c'è molto anche da imparare per le sfide che abbiamo adesso. Io ho proposto dei tipi di osservazioni per la gravità quantistica che si stanno facendo in questa stagione, che è una cosa di cui sono molto felice, e ispirano queste mie proposte proprio un livello a cui faceva riferimento lei, ma che in realtà c'era anche nella mia presentazione. Pensiamo all'effetto fotoelettrico. L'effetto fotoelettrico si è osservato ben prima di osservare gli elettroni. L'effetto fotoelettrico, quello che si vedeva all'inizio, era che un piatto metallico molto carico negativamente si irrorava di luce e si scaricava. Non è che vedevano gli elettroni uscire, ma vedevano proprio gli elettroni. È un effetto macroscopico, quindi anche nella sfera a cui lei alludeva, dei sistemi composti di tante particelle puntiformi, che è manifestazione di un effetto microscopico che tu non puoi vedere, che non lo potevano vedere. Anche il moto bramiano, che ha capito Einstein, cioè il giovane Einstein ci dà tanto materiale per lo studio della realtà quantistica, e non sono tanto i tensori o la ricca matematica, ma è questo approccio di scoprire cose piccole andando ad individuare loro manifestazioni macroscopiche. Per esempio, qualche misura che ho proposto, che ora i telescopi di ultima generazione cominciano a fare, sono misure che provano a capire se il lato spazio-tempo dell'equazione di Einstein è pure fatto a mattoncini. Quando una particella si propaga da molto lontano, nella sua propagazione ci dovrebbe essere una piccola traccia dei mattoncini, cioè anziché propagare essenzialmente su un telo liscio, sta propagando su un telo che è quasi liscio, però a livello microscopico è fatto di mattoncini, in ultima semplificazione. Quindi qual è l'idea? Come si ispira questa mia proposta al lavoro di Einstein sull'effetto fotoelettrico? Di nuovo, se faccio la misura su breve tempo di viaggio, l'effetto di piccoli mattoncini non si potrebbe mai vedere. Avendo un tempo di viaggio lunghissimo, è un po' come avere un piatto metallico molto grande, cioè si può accumulare l'effetto individualmente piccolo della interazione della particella con la struttura ipotizzata quantistica dello spazio-tempo. Quindi c'è un lato di quello che diceva lei che è molto più presente in quest'ultima stagione della realtà quantistica. In realtà io sono stato un po' quello che più ha spinto perché questo
ci fosse consapevolezza di questa opportunità sperimentale a livello di effetti, manifestazioni macroscopiche di effetti microscopici, come spesso abbiamo scoperto gli effetti. E solo l'ultima stagione, quella degli acceleratori, che ha cambiato un po' gli intuiti di molti fisici, perché lì è stata una lunga fase in cui il metodo microscopico ha funzionato. Se ci pensate, un acceleratore è un microscopio. E quindi in due modi diversi il libro si relaziona alle cose che... Sto facendo un'altra domanda, ho finito, vedo che non c'entra niente con quello di prima. È metodologica, secondo lei quanta matematica, anche di base, deve essere una divulgazione, oppure uno deve solo scrivere poesie per favolette e così via, e non permette la formula neanche per sbaglio? Perché stavo leggendo ultimamente, Adelphi ha ripubblicato un interessantissimo articolo di Wigner, fisico nucleare, di ragionevolezza per l'efficacia della matematica nella scienza naturale, no? Che è appena uscito da una settimana. E praticamente qui appunto dice scienza naturale, se non si mette la matematica non si capisce, non si può parlare, o giù di lì. Ma l'invocazione, a volte io le sfoglio dei libri, li butto io, perché dico, mazza, se questo qui non ci ha messo manco una formula, vuol dire che che letteratura non è divulgazione, che lo butto via. Beh, io penso, diciamo, rispetto a questo, secondo me ci può essere buona e cattiva divulgazione a tutti i livelli. Sì. Cioè c'è una certa divulgazione che è più didattica, cioè si prova a insegnare a fare la fisica, ecco, rassomiglia di più, diciamo, se ci sono molte formule, però quello deve essere la direzione, perché se uno mette le formule nel libro le deve pure spiegare, quindi diventano un po' più una divulgazione che prepara. Sì. Secondo me, tra l'altro, il mio libro, solo in alcune parti, solo sulla relatività galileiana speciale, proprio mi serviva, ecco, quando c'è un'urgenza io faccio ricorso alla formula e poi mi faccio l'animo di spiegarla in grande dettaglio. Però c'è un livello, il livello a cui mi muovo io è un livello delle questioni, se volete, le questioni filosofiche. Di fatto è un brutto nome per un fisico, però le questioni filosofiche che più mi premono in questa stagione della fisica, quindi su questo uno può anche scrivere con un minimo uso del gol. Diciamo, io penso che il discriminante non sono tanto le formule, quanto la fedeltà a quello che è la scienza. La scienza ha tante fasi, c'è quella delle formule, per esempio gli esperimenti si possono descrivere con poche formule, quindi diciamo, io la buona e la cattiva divulgazione la distingo più come fedeltà a un aspetto. C'è un aspetto, quello che dice lei, quello di dare un senso, per esempio, a un lettore di con quale tipo di matematica si misura un fisico. Però guardi, per esempio, nella gravità quantistica, pure la gravità generale, penso che tranne alcuni esempi particolari, per esempio, io spiego a degli studenti però del quarto anno, riesco a spiegare la cosa del telo, la riesco a spiegare in un paio di lezioni, ma studenti universitari al quarto anno, ed è solo perché non spiego tutto il vero, spiego solo la prima approssimazione, cioè c'è un'approssimazione, si chiama newtoniana, cioè l'approssimazione della teoria di Einstein in cui prende l'aspetto della forza. Quindi diciamo che io non credo che è una bella sfida fare della divulgazione che insegna gli aspetti matematici della scienza, ma la cosa importante è che siamo, io vedo il grande problema è romanzare, io vedo un sacco di libri sul multiverso, ora mi dispiace, Anna ne avrà qualcuno, ma non posso, tu ce l'hai tutti e non te li brucio per amicizia, però voglio dire, il libro sul multiverso cosa vi sta raccontando? Ecco, è scienza nel multiverso, vi danno informazioni su cosa accade in altri universi. È scienza, ecco, mettili là, infatti io dico, se mi lasci solo ti faccio trovare dal lato romanzi, però nel senso, quindi io direi che c'è una onestà della divulgazione. È chiaro che se uno scrive sul multiverso, le vite parallele,
E lì è una lettura bella prima di andare a dormire. Il libro mio mi sa che pure è bello prima di andare a dormire, ma nel senso che sì, la cosa, diciamo, è più utile che bello. Però io provo a essere onesto. Allora, io dividerei la divulgazione tra un'onesta rendicontazione delle cose, e ci sono vari livelli, c'è la matematica, c'è l'esperimento, c'è la prospettiva concettuale, e poi invece un certo tentativo di romanzare, di conquistare con fascinazione in bianchino, ecco, per me l'imbianchino è proprio, no, l'imbianchino è un multiverso, è il mix che potrebbe, anche con tante formule. Anche con tante formule delle bianchine del multiverso, voglio dire, non è un buon libro. Certo, quello è vero. No, secondo me non c'è un cazzo di per me, c'è la matematica del più del primo, del secondo liceo. Cioè, non c'è un libro no, di introduzione alla fisica, ci sono questi di introduzione alla fisica. Ci sono anche libri bellissimi, libri di divulgazione senza tante equazioni, ma pensiamo anche a Feynman. Ecco, per esempio, vedi Carmen ha sempre gli esempi perfetti. Cioè Feynman, il problema è anche da dove Feynman, stiamo parlando, nel mio libro io chiudo con Feynman, l'ultima frase è Feynman, perché è proprio Galilei di questa stagione, cioè non è nemmeno quella precedente. È un personaggio incredibile. Ora, quello che ha fatto Feynman di divulgazione è tutto bello. È tutto solido, è tutto, una volta non ci sono emozioni, però è tutto così concretamente scienza. L'ultima, allora te la leggo perché poi non ho detto la leggo perché questa che si sa di Galilei, però l'ultima ci devi invogliare. Per esempio senza Galileo, che divulgazione che fa Galileo senza un'equazione, una, no? Cioè allora, ultima cosa del mio libro che mi è di Feynman. Il punto essenziale non è se la teoria piaccia o non piaccia, ma se fornisca previsioni in accordo con gli esperimenti. La ricchezza filosofica, la facilità, la ragionevolezza di una teoria sono tutte cose che non interessano. Poi è bello che voi lo date per scontato. Io il libro non l'ho scritto per voi, l'ho scritto per quelli che, diciamo, il libro comincia con Giordano Bruno, che è un altro piccolo omaggio che dovevo fare, troppo poco, persino in Italia, persino in Campania, si sa di quanto Giordano Bruno è stato precursore del metodo scientifico, precursore del principio di relatività. Quindi comincio, io sono campano, sono napoletano, quindi comincio con un omaggio molto territoriale, sembra, molto partigiano. Le prime pagine hanno un paio di riferimenti a Giordano Bruno, però finisco con l'americano, che per me è napoletano. Io ho quest'idea che Galilei è napoletano, Feynman è napoletano. Ho questo modo di dare la cittadinanza molto arbitrario. Totti è napoletano, pure Totti è napoletano, la mia. No, li prendo tutti io, c'ho questo. Qualcuno li esporterei di napoletano, molti li difenderei, senz'altro. Però voglio dire, ci faremo facilmente una campagna acquisti, pur con grande orgoglio di come il pensiero, la filosofia e la scienza in Campania ha delle radici molto forti. E però mi è divertito, non era nato così, però sai, non scrivo libro, non sapevo che scrivere alla fine ovviamente. E ho detto, oh, ma io voglio finire con Feynman, ecco, cioè, sono partito da Giordano Bruno, sì, no? Perché è finito lì, è finito in Feynman, e poi tanti conterranei di Feynman, lui ci manderebbe a noi adesso se stesse in giro, no? Perché molti di questi multiverso e compagnia libera. Va bene, vi ringrazio molto per la stimolante e per la stimolante di chiacchierata.